Massimo Michele Guerrieri, nato a Lucca, classe 1958, vive a New York dal settembre del 1999. Ricercatore indipendente, ha dedicato gran parte della vita a mettere a punto un metodo ideale per mantenersi in forma e in salute, senza stressarsi troppo. Questa metodologia, conosciuta in Italia come Vivi in Linea, in America ha poi preso il nome di Thermal Wrap 5000 Methodology. Questo metodo, unico nel suo genere al mondo, è stato pubblicato nel 2011 sulla rivista medica Integrative Medicine Clinicans Journal e nel 2016 ha ottenuto il brevetto dal governo americano. Grazie o a causa della pandemia Covid-19 ha deciso di presentare le sue ricerche condotte a mente aperta e a 360 gradi, senza pregiudizi di sorta né politici né religiosi, in una serie di interventi presentati con l'amico Ubaldo Croce sul canale YouTube Telecroce e poi trascritti e ulteriormente elaborati su carta. L'obiettivo di questo lavoro non è quello di accusare o condannare nessuno, ma quello di porre sul tavolo di lavoro documenti e fatti nuovi, senza la comprensione dei quali, a suo modesto avviso, rimane impossibile capire e migliorare il mondo di oggi. Si tratta della presentazione per la prima volta in Italia di autori stranieri, principalmente anglosassoni e sconosciuti al pubblico italiano, come Maxwell. Collins, Stewart, Montgomery, Cooper e Russo e tanti altri ancora. Su Amazon puoi acquistare la trilogia completa volume 1, 2 e 3, o se preferisci i singoli libri o capitoli. La stampa è di qualità e ha colori. Il libro nel formato ebook sono scaricabili gratuitamente dal sito www.amenteaperta.net. Per supportare la ricerca di Massimo Michele, puoi fare la donazione via PayPal utilizzando l'indirizzo di posta elettronica ti invitiamo a iscriverti al suo canale YouTube Massimo Michele Guerrieri. Gli argomenti principali, ma non esclusivi, in cui Massimo Michele può assisterti sono comunicazione e pubblicità, simbologia e esoterismo, storia e scienza, medicina alternativa, dietologia e traduzioni varie. Quindi, se stai lavorando su un progetto importante con informazioni di difficile riperimento, non esitare a contattarlo. Grazie alle sue esperienze professionali ti offre un'originale metodologia di studio messa a punto in più di 30 anni di ricerca, utilizzando fonti in lingua inglese, francese, spagnola e latino, perché ricorda solo la coscienza a chi renderà libero. Nella descrizione del video metteremo tutti i link e i contatti per poter comunicare con Massimo Michele Guarieri. Buona visione. Un saluto a tutti gli appassionati di ricerca storica e a tutte le persone che ci seguono. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Massimo Guerrieri che ci introdurrà e parlerà del nuovo ordine mondiale. Molto probabilmente questa sarà la prima puntata introduttiva per fare un primo quadro generale di una serie di videoconferenze con Massimo Guerrieri, dove ci esporrà il nuovo ordine dei barbari e i protocolli di Toronto. Il, dottor La eh, il nuovo Ordine dei Barberi è una trascrizione di due nastri registrati dei ricordi del dottor Lawrence Donegan di un discorso tenuto il 20 marzo 69 da un insider degli Illuminati, il dottor Richard Day. I nastri furono registrati da Randy Engel, direttore nazionale della Coalition for a Life negli Stati Uniti, nel 1988. I protocolli di Toronto è un documento pubblicato da un giornalista franco-canadese Serge Monast, nel maggio del 1995. Il 3 dicembre 1996, dopo la rivelazione dei protocolli di Toronto, fu arrestato a Montreal con l'accusa di intimidazioni e altri crimini. Rimase in custodia per 24 ore. Rilasciato, morì il giorno seguente. Monast affermò di aver ottenuto le informazioni con i mezzi avventurosi e che rivelare i dettagli avrebbe messo in pericolo molte vite. Disse che la prima parte dei protocolli fu presentata nel giugno del 1967. E poi aggiornata 18 anni dopo con la riunione del 1985. Vorrei concludere questa presentazione con il sottolineare che Massimo Guerrieri è stato il primo a parlare di queste due tematiche, ma anche di molte altre inerenti a chi comanda dietro le quinte, nel corso dei secoli, facendo delle videoconferenze su YouTube nel canale di Ubaldo Croce, Telecroce. Speriamo che in futuro abbia il piacere di parlare anche qui da noi, quindi concludo nel ringraziare Massimo Guerrieri di stare qui con noi e gli diamo un caloroso saluto. Ciao Massimo, ben ritrovato e ti ringrazio nuovamente di aver accettato l'invito e non mi voglio dilungare oltre e ti passo subito la parola per esporci la tua, la tua argomentazione del giorno. Prego Massimo. Grazie Cristiano, grazie, è un piacere per me essere qui con voi. E, eh, devo fare una, alcune correzioni a quello che hai detto, ma sono proprio sciocchezze, ecco, diciamo che questa è una, è una prima intervista che facciamo eh, per dare una dare una presentazione anche molto semplice eh, del perché io sono, mi sono messa poi a scrivere a mettere insieme questo libro e che tutti comunque vi, i miei video non ne sono stati censurati per il momento, sono molto contento per questo. Sono sul mio canale, io ho scelto come autore, ho scelto il nome Massimo Michele Guerrieri, anche se Cristiano ha detto la cosa giusta, il mio nome è Massimo Guerrieri questo l'ho fatto perché ho visto che c'erano altri autori col mio nome e quindi ho aggiunto il mio secondo nome Massimo Michele Guerrieri quindi sul canale eh, di Youtube Massimo Michele Guerrieri per chi, per chi vuol fare nel frattempo degli approfondimenti può, uh, uh, può trovare tutti i video fatti con Ubaldo Croce purtroppo il canale di Ubaldo Croce come forse Cristiano sai è stato poi chiuso quindi il mio rimane l'unico in cui ci sono tutti i video. I video sono moltissimi perché poi abbiamo iniziato un po' per divertimento e abbiamo fatto una serie circa 35-40 video e poi ho deciso di trascrivere tutto il materiale di metterlo in un lavoro direi abbastanza imponente ha 11 capitoli più o meno oh, importanti diciamo così dal punto di vista uh, del volume, della quantità e il, 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 il libro presenta poi una premessa nella quale appunto io spiego perché è venuto fuori questo libro le, le, le ragioni per le quali è stato fatto poi c'è appunto il capitolo 1 che è il nuovo ordine dei barbari il capitolo 2 i protocolli di Toronto Ora, non, non vi voglio stare a dire tutti i nomi dei capitoli, però ricordo che eh, i, i, li, i libri, la trilogia e i libri anche singoli, con i singoli capitoli, sono scaricabili da Amazon, Amazon Italia naturalmente, hanno un certo costo, quindi per incoraggiare la lettura. E tutti coloro che sono interessati io ho deciso di mettere sul mio sito che si chiama a menteaperta.net eh, il formato ebook a 3 euro, quindi tutti lo possono scaricare pagando 3 euro che sono 3 euro, sono poi le donazioni che in genere io faccio ai canali YouTube che mi fanno, par fanno parlare, non mi bastano nemmeno, quindi io questo lavoro qui per adesso l'ho fatta rimessa, però non mi interessa perché mi interessava farlo e l'ho fatto. Eh, sul, eh, se, 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 se siete interessati invece a comprare eh, il, il libro cartaceo, e ricordo che il distributore esclusivo uh, in Italia è la libreria Mauro eh, che trovate comunque sul sito eh, e comunque volete risparmiare qualche soldo mi potete contattare perché ovviamente agli amici con i quali spesso e volentieri poi si crea proprio un rapporto di amicizia no? di piccola consulenza, amicizia mi chiamano qualche volta, va benissimo io offro uno sconto di sostanzioso quando ordano, ordinano il libro direttamente a me, in quel caso mi contattano, poi fanno il pagamento tramite PayPal e io gli invio il libro direttamente, ordino tutto io, non devono pagare niente, gli arriva il libro a casa. Ecco, questo detto in due parole. La parte, ehm, diciamo, uh, uh, successiva del mio lavoro, oltre a quello di scrivere il libro, è che io faccio un po' di consulenza. Faccio consulenza per quello che riguarda un po' di simbologia, che poi è il frutto no? del libro de, della trilogia che ho messo insieme. Non sono un esperto, lo dico chiaro. Quello che il mio obiettivo nel, nel mettere insieme questo lavoro è stato quello di dare un po' lo spunto, l'ABC per coloro che. Vogliono cominciare a, a um, capire no? come mai siamo in tutto questo casino che stiamo vivendo oggi. Credo che leggere il mio libro qualche, qualche, eh, qualche idea ecco, a questo proposito eh, se la possono fare. Però io, naturalmente, come ex pubblicitario, poi mi occupo di, 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 di pubblicazioni, coloro che, che, per esempio, vogliono uh, fare una traduzione particolare dall'inglese o vogliono pubblicare un libro che richiede una certa, un certo approfondimento, un, una certa ricerca. Tutto il materiale, la maggior parte del materiale, anche dei miei autori, sono in inglese, no? quindi li ho dovute tradurre in italiano come sappiamo molte persone non leggono l'italiano, eh, li, non leggono molto, molto bene l'inglese, hanno bisogno di un aiuto e quindi magari mi possono contattare se posso una mano gli do volentieri. E poi mi sono, mi sono occupato di pubblicità, di comunicazione, di marketing, eh, ho studiato anche in America, ho vissuto per 20 anni in America, quindi ecco, diciamo che la consulenza la faccio un po' anche per divertimento, ecco. Per tenere un po' a contatto con tutti coloro che hanno desiderio di crescere, che capiscono eh, i limiti che hanno, soprattutto con l'inglese, come dicevo, e tenete presente che gli autori che io presento eh, in tutta la trilogia, che sono, ho fatto un, un calcolo sommario, probabilmente più di 100. Mh? sono quasi completamente sconosciuti al pubblico italiano. Quindi è proprio leggendo il libro, insomma approfondendo questi argomenti, se uno vuole, insomma, hai voglia te di leggere, di approfondire, di, 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 di scavare, no? per cercare di capire in che mondo si vive. Ecco, mi fermo qui in questo momento, se magari Cristiano, Alessio avete delle domande, se so la risposta ve le do volentieri. Ok, allora, ehm, personalmente ti dico che ho trovato molto interessante sia i video che la lettura perché ho qui ecco, eh, il tuo pdf che già mi avevi consegnato quasi in esclusiva e quindi trovo di, estrema, eh, di estremo interesse i nuovi barbari e i protocolli di Odonto perché vediamo, eh, come si è già stato detto più volte, che sono tutti i fatti che sono avvenuti e quelli che stiamo vivendo oggi. E quello che dico sempre io, eh, anzi, io, come ben sai, promuovo sempre costantemente di vedere i tuoi video, rinomino insieme a lui nelle nostre chat, i nuovi Barbari, i Protocolli Toronto, le Tre Corone, per il fatto che, eh, come ben sai, ehm, per capire il futuro, il presente e il futuro, bisogna andare molto indietro, perché allora poi ci apparirà tutto chiaro. Perché questi signori, da quel che ho potuto constatare io, minimo dalla rivoluzione francese ma già anche molto prima come tu ben sai operano sempre nella stessa maniera quindi ci ritroviamo nei studi incrociati quindi chi, chi ha un buon occhio nella lettura vediamo che c'è sempre una stessa regia una stessa scenografia uno stesso modus operandi che si sì, cambia nel corso dei secoli ma con piccole sfumature quindi se facciamo questi studi approfonditi che noi due personalmente da vent'anni che facciamo ricerche storiche in quanto siamo appassionati di queste tematiche e altre e il presente ci appare chiaro perché vediamo la stessa dinamica quindi poi ci accusano ah vedi i complotti anche nel latte e caffè assolutamente no, io rivedo quello che è stato nel passato niente di più e niente di meno e quindi mi immagino il futuro e eh, te ritengo molto valido il lavoro che hai fatto perché in questi volumi specialmente come ho detto prima i nuovi barbari nei protocolli Toronto è eh, chiaramente detto e quindi non, non è un'invenzione perché è tutto accaduto, cioè se diciamo che è un caso, eh, allora crediamo all'elefante che vola come Dumbo, insomma, questo è quanto. Quindi io ti vorrei chiedere, poi non so se dopo adesso ci avrà delle domande, soprattutto eh, di farci un po' un'infarinata generale di quello che parlano, ma proprio veloce i vari temi, perché non solo ci sono i protocolli Toronto e Nomi Barbari, ma ben altri capitoli, le Tre Corone, Kennedy e tante altre tematiche in, questo, in questi volumi. Ma più che altro io vorrei fare una prima domanda su cosa ne pensi della verità di questi documenti, perché se è un piano più o meno segreto come sono usciti fuori? Cioè io mi faccio sempre questo ragionamento, ma era solamente per chiarire perché è chiaro che è così. Però se è un progetto che bisogna tenere segreto, non lo faccio sapere al nemico, quindi qual è l'intento reale loro di divulgare certe verità? Perché se una cosa è segreta e devo andare comunque a compimento di un piano... Penso che lo rivelerò all'ultimo, comunque a cose fatte. Invece, noto che da anni se ne parla costantemente tra i vari influencer su varie cose. Quindi, vorrei solamente una tua conferma su questa risposta che io in parte ho, già ho. Allora, guarda, ti posso dare questa risposta qui. Da un lato, uh, sono state eh, episodi, no? Ora poi ne parliamo, fortuiti, come quello del dottor Dunnegan, eh che si mise a scrivere, eh, a prendere delle note su, su dei tobaglioli no? durante questa riunione, in questo probabilmente ristorante in cui questo dottor De fece questo discorso. E soltanto successivamente persone, siccome dovevano essere ris rimanere riservate queste informazioni, non hanno, non hanno annotato niente, non hanno scritto nulla e quindi si sono dimenticati tutti. E questo uh, è, è valido sia per eh, il Nuovo Ordine dei Barbari, il capitolo 1, in cui il protagonista è appunto il dottor Day, sia i protocolli di Toronto, in cui i protagonisti sarebbero questo gruppo, ricordiamoci che il condizionale è sempre d'obbligo quando si parla di queste cose. Questo gruppo 666. Che poi ho scoperto nelle ricerche successive che è un po' il gruppo anglosassone un gruppo che si chiama anglo, diciamo di origine anglosassone e che è probabilmente è collegato anche al Pilgrim Alla Pilgrim Society, di cui non parla nessuno, si parla tanto di Bilderberg, si parla tanto, è tutto fumo negli occhi. Le cose importanti, spesso e volentieri, non, gli autori, molti autori non ne parlano. È stato il primo io a parlare di questa Pilgrim Society. Oh, un attimo a proposito, se tu ben ti ricordi. Ehm... La commemorazione, no, come era la... le Olimpiadi del 2013, quindi la... la cerimonia di inaugurazione ha fatto vedere proprio i padri pellegrini nel rito della... sì. 2012. del 2012, 2013, le Olimpiadi di, 2012, sì. 2012, di, sì, di sì, Londra. Sì, sì. Quindi, vediamo anche lo stadio Veda di Londra. Era come... fu... Fu... Sì, era tutta una simbologia massonica. Quella no. rappresentazione, quella cerimonia lì aveva molti segni massonici, non a casa, era Londra. Oh, Ma hanno fatto vedere proprio i pellegrini che entravano, facevano, insomma, sì, sì. Ben, ben chiaro. Prego, con scusa l'interruzione. Ecco, poi la seconda cosa è questa: per dare un compagno. La seconda cosa è che loro se si va a vedere nel corso degli anni. Anche se a pezzetti a bocconi, anche nei film ci hanno messo tante informazioni. Io ne parlo anche nel libro, no? anche nei video l'avete vi visto, sono questi so eh, 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 messaggi solliminari che loro inseriscono e che solo un occhio attento e esperto magari coglie la maggior parte delle, delle persone non, non se ne accorgono nemmeno. Quindi diciamo che da un lato loro giocano anche con noi. Perché loro veicolano questi messaggi che soltanto loro, soltanto coloro che sono a mio avviso anche agli alti livelli, non tutti i massoni, eh, tutti gli iniziati le, le conoscono queste cose, pochissimi di loro eh, eh, sono a conoscenza di molte informazioni che io porto nel libro. Per assurdo, potrei dirvi e dico agli ascoltatori: se c'è qualche massone che ci ascolta, che ci ascolterà. Eh, che il libro è indirizzato in particolare a loro, è indirizzato in particolare a tutti gli iniziati e che leggendolo secondo me possono prendere del, degli spunti interessanti, non necessariamente negativi, eh, assolutamente, solo di ordine riflessivo, cioè solo per eh, ampliare un attimino eh, gli orizzonti su quello che gli hanno sempre detto nelle logge e su quello che invece è la realtà che è una cosa ben diversa quindi dici hanno ingannato eh, anche loro diciamo ma lo guarda questo Albert Pike che te lo dice paro paro nel Moral and Dogma c'è un capitolo, capitoletto in cui io spiego che, eh, in cui riporto quello che lui dice e lui dice che eh, eh, il, il livello delle Bru logge eh, la comunicazione veicolata a, ai, ai massoni di base, no? quelli di loggia, no? non quelli di carriera, sostanzialmente, che poi gra, eh, grado dopo grado salgono, no? è volutamente ingannevole e avranno la percezione di capire quando invece non capiranno assolutamente niente. Questo è quello che dice lui: moral e dogma, tieni presente che moral and dogma? Sì, prego Alessio. No, sì, la te l'abbiamo potuto citare che da Albert Pike proprio. Parlava che mh, mi pare fino al terzo grado verranno iniziati poi verso una direzione opposta a quello che è in realtà la, la vera massoneria. Sì, fino al terzo grado. Sì. Primo, secondo con... e terzo, e le logge blu. Sì, ho avuto l'occasione poi di seguire alcune logge fiorentine, perché poi ho so, so, avuto un interessamento verso i catari ho avuto il piacere di ascoltare cose che non sapevo riguardo i Catari riguardo la storia dei Catari sì. 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 bisogna stare attento tempo. Alessio perché purtroppo la maggior parte delle informazioni che abbiamo anche sui Catari o su altri gruppi o su altre insomma cose legate al passato no diciamo anche cioè diciamo medioevo eh? partiamo di lì oppure anche prima sono state messe insieme nel, dal da fine medioevo, eh, dal, dal 1700 al 1800, quando oh, si sono costituiti i gesuiti. Tutti i libri importanti sono stati poi eh, decisi e eh, riscritti, alcuni dei quali riscritti, come il dottor Dei ci ha detto chiaramente. Nel, nel, nel suo intervento, molti libri a partire dalla Bibbia saranno riscritti perché alcuni, poi le persone avranno un'idea del libro che è diversa dall'idea originale che l'autore voleva trasmettere e qui, di cui parlo io nel libro. Sono libri che non si trovano più in commercio, che io sono riuscito a scaricare tramite internet. Ah, e che non scarica nessuno, sono libri in inglese, tanti sono libri in tedesco, in francese, in spagnolo, cioè, non carica in italiano, che non scarica nessuno. Ecco, mi sono messo lì con calma, tanti ce li avevo già in computer, ma tanti li ho dovuti scaricare, e la cosa che mi ha sorpreso di più è che molti di loro, di questi libri, vengono da Google. Cioè, Google ha un dipartimento di libri... Eh, I gesuiti. Qual è questo qui? Dall'origine ai giorni nostri Enrico 1957. Sì, parlare, ma non l'ho mai visto. Sì, sì, il giudio del sì, 57 sì. che ho trovato lui? Ecco, io... per, per, per... Sì. No, 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 vai, ecco, vai. Quindi bisogna stare sempre molto attenti, sempre molto attenti a questi eh, eh, autori, ecco, con tutto il rispetto che bisogna sempre avere sono in linea, di massi, in linea di massima molto specialistici su un argomento, parlano solo di quell'argomento, però ne parlano e, e, e grazie alle letture che hanno fatto dei libri magari pubblicati in italiano oh, 30, 40, 50, 100 anni fa, non parlano e non leggono l'inglese e i libri veramente importanti non si sono scaricati quindi ti danno sempre un'ottica che è quella del, del, del political correct che è accettato, e, ma non ti danno veramente una prospettiva a 360 gradi. E, e per, per darvi un esempio, vi faccio, uh, uh, questo, questo, vi dico questa cosa, che è nel libro naturalmente. Allora, um, pochi anni fa, una ricercatrice eh, del, associata al Vaticano sostanzialmente, ha rintracciato, queste cose in linea di massima avvengono per errore, eh? come, come, nel, come nella chimica, si, si fa un esperimento per ottenere eh, una, una certa reazione e poi se ne scopre un'altra, eh? in linea di massima è successo quasi sempre così. Ha scoperto oh, la pergamena originale, di Pergamena cosiddetta di Chinò. La Pergamena di Chinò è un documento che sembrava perso, era stato poi riprodotto in maniera falsa, credo nel 1600-1500, sempre in quel periodo lì, e attraverso uh, la traduzione della Pergamena originale, che sembra addirittura che ce ne siano due copie, risulta che tutta la storia legata a demole eh, alla persecuzione dei cavalieri templari ve la ricorderete, no? Di Papa sì. che era Celestino, quello lì, che poi con il re di Filippo il Bello li aveva perseguiti eccetera, eccetera eccetera, eccetera sia stata una grande ehm, creazione, una storia creata a posteriori probabilmente, chissà io la butto lì nel libro no? per dare la, 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 la parvenza del, di, di questa lotta tra chiesa e, e potentati massonici, diciamo così, bancari no? massonici, che però forse nella realtà non è poi mai esistita. Tuttavia, se voi ascoltate gli autori più autorevoli che parlano di questo episodio in linea di massima sono quasi tutti massoni, no, ma non necessariamente vi potrei fare un, un, paio di, un paio di nomi che non lo sono, parlano di questa storia come se fosse ancora vera, come se già, non si documentano nemmeno su quello che è successo negli ultimi dieci anni. Certo. Ecco, questo, oh, questo per darvi solo un esempio di come bisogna sempre essere allerta e contestare sempre tutto, a partire dai miei lavori. L'altro tu hai eh, appena eh, detto poc'anzi eh, che poi è proprio eh, espresso nel punto 43 del nuovo ordine Brabia, proprio il furto dei libri, cioè libri che comunque non verranno divulgati, dove, come hai detto tu, quelli più importanti, insomma, gli è scritto. Quelli questo. libri scomodi, via. Lui parla di libri scomodi, quelli lì eh, saranno fatti sparire dalle, dalle biblioteche, dalle librerie, lo dice chiaramente persone incaricate andranno lì, ruveranno lì il libro, il libro non sarà restituito e sarà, poi sparirà. Ecco. Molti di questi libri qui immagino che siano nella, nella, mh, nella libreria segreta del Vaticano, lo sapete, no? Che ci sono ecco, 60 chilometri di libri antichi. Vabbè, tornando al discorso che quello sui gallerie era Clemente V se non sbaglio, no? Sì, vabbè, sì cre Camburava credo di sì, perché... ma non, non, non ho fatto una ricerca, no, era... una ricerca specifica, sì, sì, su, su, su Perché chiudere? Materia, no, sì. vabbè, io avevo anche letto, non so se hai mai sentito parlare di Alessandro, Alessio Alessandro De Angelis, sempre due ricercatori certamente. Certo, certo, Loro avevano accennato sì, sì. qualcosa riguardo che comunque le logge avevano sempre mistificato anche le ricerche libri, sempre per portare gente nelle direzioni sbagliate. E, mh, su questo, diciamo, invece, sono molto, mi sono molto soffermato, anche se, ti dico, in passato ho molto seguito anche David Icke, eh, le linee di sangue, lui parlava sempre di linee di sangue, lì che poi mi ha portato anche indietro nel tempo ad andare a vedere veramente le famiglie dove sono immigrate, già addirittura tornando indietro nella pandemia del 300, ehm, i fiorentini diedero poi la colpa a determinate persone riguardo diciamo quello che era successo. Ti, ti riferisce alla peste? Sì, 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 eh. si ti pensava ti fossero poi finanziate da famiglie sia fiorentine che famiglie veneziane. E tra l'altro dice è che possibile. la peste è stata causata dai banchieri veneziani tramite i mongoli, come se fosse diciamo, una, un, un virus all'epoca comunque indotto. Io ho letto vari articoli su questo, però non so se è vero, se è attendibile quello che ho letto. Ne è possibilissimo è possibilissimo, chi lo sa, però volevo farvi un'osservazione. Una nota, su quello che hai detto delle linee di sangue. Sì. Allora, secondo la mia ricerca, eh, che, che poi io metto presento nel libro, eh, diciamo che forse la storia è un pochino persa. <tossi> allora, nel corso degli anni, soprattutto dopo le crociate, evidentemente ci sono state delle famiglie che hanno tratto vantaggio dalle crociate stesse. Se voi vedete eh, anche quando era, proprio ieri sera o l'altra sera ho, riv ho rivisto un, un, un film, eh? aspetta ora, poi se, se, se mi viene in mente ti dico il nome, in cui si parla delle crociate e si, fa, e si vede sostanzialmente che tutti quelli che erano lì erano cavalieri templari. Che io poi presento nel libro, no? Erano anche dai cavalieri mandati lì da chi? Da chi? Cavalieri Templari, da chi secondo me con la croce, no? Con tutte le varie tipologie di chi lavoravano. Quindi erano mandati lì dal Vaticano, effettivamente per conquistare la Terra Santa e per scacciare i musulmani, no? Scacciare gli arabi. Ora, quindi, cosa vuol dire questo? Io ho praticamente capito, e lo butto là. Nel libro, ma lo argomento, anche che le linee di sangue, in definitiva, quindi le varie corone, e quindi nobili, tutte le linee di nobili, non a caso sono partite, in, diciamo in grande stile dopo le crociate, no? Ma sono partite anche prima e i re eh, sono stati in linea di massima nominati sempre dal Vaticano. Cioè, dobbiamo capire una cosa: questa cosa qui non c'è nei libri di storia. Noi si pensa alle linee di sangue, no? Ma le linee di sangue non esistono in un certo senso. Le linee di sangue sono state create dal Vaticano perché col Sacro Romano Impero, prima, ai tempi... Eh, eh, del, del primo sacro Romano impero, il famoso Sacro Romano in, in Germania e in Francia. Eh, 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 il, il, il Vaticano aveva bisogno di qualcuno sul territorio che gli tutelava gli interessi perché il Vaticano è sempre stato uno Stato piccolo e piccolissimo. E allora quindi è qui... si è, sem <coughs> si è sempre avvalso, de, de, ah, ci, arrivo subito, sì. ci arrivo subito. Si è sempre dovuto avvalere, diciamo così, del potente di turno. Infatti nel corso degli anni il Sacro Romano Impero è passato dalla Francia alla Germania, all'Inghilterra, alla, alla Spagna, all'Inghilterra, all'America. Non lo possiamo negare. Infatti ecco, trovavamo... il Sacro Romano Impero, Impero è il Vaticano. È il Vaticano che ha scelto mm. le linee nobiliari e che ha deciso chi lavorava per lui, dove, come e perché. Ecco, ho fatto questa parentesi. almeno è una cosa un po' particolare e qui, che le, io qui, detto, qui io continuo col discorso, pensate. nel senso che qui troviamo le quattro Rome no? Alessandra di Egitto, Costantinopoli, Mosca. Sì. Perché sì, andavo sì. un po' sul eh. discorso delle sangue? Perché a Mosca trovavo i Romano che si sì, pensa certamente. scendono dall'impero romano Romanov, certamente, certamente, certamente troviamo infatti, sì, Costantinopoli, sì, sì. in cui troviamo famiglie veneziane e, e, e genovesi, infatti, proprio la torre di Galata rappresenta Genova, chiamiamola così. Sì, sì, sì certo. I turchi non vengono dalla Turchia, ma vengono dal Turkmenistan. La discendenza turca viene dal Turkmenistan. Prima eh, la Turchia era un paese dominato dai romani, dai romani, poi i navigatori, cioè, ecco, commercianti veneziani e genovesi. Ecco sì. perché ti parlavo delle, delle linee di sangue. Ok, che le ha mandate il Vaticano, che okay, infatti poi mi ritrovo... Ehm, ad, ad avere simbologia ovunque, torniamo un po' sulla sì. simbologia, trovo i stessi simboli ovunque nel mondo. Quindi, questo Corretto. per i miei studi di vent'anni mi ha portato a pensare che esistesse una ehm, chiamiamola così, una popolazione, una civiltà persino pretiluviale che già governava il mondo. Perché mi ritrovo sì. simbologia ovunque. Sì, 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 è proprio così, è proprio così. Sono oggi quelle che si chiamano le sovrastrutture, certo è proprio così. Hanno sempre. Con... Secondo David Whitmiller, nel capitolo 3, poi lo ritroviamo anche successivamente nella quarta parte. Secondo David Widmiller che è stato certamente un personaggio, ehm, i, i, i massoni e, e gli iniziati, incluso il Vaticano, controllano tutto da 8500 anni quindi della nobiltà nera che... che ne pensi? comanda? ma sai buoni e cattivi sono da tutte le parti anche lì, anche lì litigano molto sicuramente tra loro no? perché c'è uno che ha un'agenda uno che ce n'ha un'altra uno che è un tranquillo dice lascia fare quello che invece vuol da battaglia è Però sempre stato salute. un po' così insomma sì Andiamo ora sta, ruolo prevalendo... il sì, ora ruolo sta ruolo provando sì ora sta sì, sì. Ora sta prevalendo oh, la linea, tra virgolette, un po' più dura, no? capito, questo nuovo ordine mondiale con tutte queste vaccinazioni, evidentemente, ha eh, dei, dei, dei supporter o degli, o degli sponsor veramente molto, molto determinati e, e, molto, e molto forti. Però non è mica detto che vincano, sai? No, Alla lunga. Qui volevo fare un'altra domanda per chiudere quel capitolo poi devo fare una domanda più sul presente che stavo facendo un ricerche sì. nuove e sì. che ti dicevo sulle linee di sangue e sulla simbologia ad esempio troviamo le pigne ovunque in tutta roma le troviamo le troviamo eh, nelle la pigna è un simbolo del vaticano sì i sumeri anche ci hanno la pigna in mano e la stessa pigna sì. la ritrovo sì. in sud america esatto Trale, Cipetano, Proprio così. Camaglia, bravo, bravo 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 Lì troviamo in comune che sia i Sumeri che in Sud America, parliamo di civiltà in camaglia, troviamo una borzetta, una, una sorta di borzetta in mano, non se c'è un'immagine, sì. te la mostro. E sì. è da lì diciamo che mi si è aperta un po' ecco, questa ricerca che è poi è anche difficile andare a ripetere documentazioni. Mm, e... mm. Sì, diciamo che i simboli sono i veri archetipi. Sì, tra l'altro anche la conchiglia è sempre presente in vari edifici, monumenti e vari simbolismi sì, che sono... portano anche, diciamo, quella colonna che è i rostri romani, che simboleggia comunque il popolo di navigatori, è presente quasi in tutte le parti del mondo. Quindi simboli che tu dici sono romani, ma in certi posti che ci no. stanno a fare, guarda, non so se riusciamo a farla vedere. Eh. Ecco qua, adesso si dovrebbe scandire. Ecco, sì, sì una, quella lì è la, la solita cortina La ritroviamo sì, ecco nelle sì, sì, antiche sì, civiltà a sì. Maia, per poi andarla sì. a ritrovare eh, presso i Sumeri, e di stessa simbologia. Cerchiamo di sì sì, allora, sì, qua. sì, 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 sì. Qui sì, sì, parliamo sì, di sì, sì, 5.000 anni fa. Sumeria. Eh approssimativamente, sì, certo, certamente. E poi se vai indietro la trovi ancora prima in India. Sì. Quindi diciamo c'è una cosa che ha comunque o, o un'etnia o comunque un gruppo di persone che si tramanda il potere da secoli, perché vediamo sempre gli stessi simboli in tutte le civiltà, in tutti i periodi storici o comunque in varie situazioni politiche, movimenti e cose varie. Quindi vediamo che i simboli sono sempre gli stessi ed è evidente a un occhio attento che rappresenti qualcosa? Io personalmente non sono tanto esperto, magari come a te o come a lui, ma stando vicino a lui e ci conosciamo da vent'anni, è un pochino eh, diciamo la curiosità mi ci è andata perché proprio guarda sabato giravo per Roma e guardavo ovunque sugli edifici, sulle cose ed è pieno ovunque, è pieno ovunque. Quindi rappresenteranno qualcosa, secondo me, come dicono tanti, è proprio per far capire chi è che domina su questo mondo terreno, cioè simboli loro. Addirittura ci sono dei, dei canali YouTube che ultimamente sto seguendo, teorie un po' azzardate che vorrei approfondire. Ma dicono che praticamente si rifacciano ai Fenici, che dietro ci siano comunque questa popolazione o comunque questo gruppo di persone, i Fenici, perché questi simboli, simboli rappresentano la maggior parte simboli marinari, quindi rifacendosi alla simbologia Fenicia. No, se questo sia base di verità non lo so, ma ci molte connessioni. Non sono esperto, magari voi due sicuramente molto più di me, però mi sta affascinando allora, molto perché vedo che... Sì, sì, interesse. sì, sì. Allora, uh, due cose veloci. I fenici, secondo Justus Mallins, eh, sono, uh, sono gli, gli, gli ebrei antichi, sostanzialmente. Che lui ha trovato questa definizione in un dizionario molto antico. Che a un certo punto, hanno, dopo, dopo la distruzione di Cartagine, sostanzialmente sono spariti dalla storia, infatti, e loro hanno cambiato nome, si sono trasferiti e da lì poi sono diventati, diciamo così, gli ebrei sefarditi della Palestina, da non confondere con eh, gli aschenasi. Eh? Lingua... I patrizi sono della stessa cosa? scendono questa popolazione fenice secondo te i patrizi, tu, quali patrizi? i patrizi romani in generale perché vediamo che loro non sempre... necessariamente no? Molti, molte famiglie romane non c'è ombra di dubbio ho posto la questione a Billino e non mi ha detto no uh, vengono da famiglie fenice e poi che siamo sì e perché gli altri indietro... livelli loro sono sempre d'accordo eh cioè, eh, agli altri livelli non si può veracci, ma loro poi si mettono d'accordo e si mettono al tavolino e si dividono la torta. Però vi voglio leggere riguardo ai simboli, una cosa significativa che ho aggiunto proprio oggi, sto rivedendo un attimino la trilogia, no, la correzione del libro che avevo un po' buttato su su insomma, caricato su YouTube eh, perché ero di fretta, sapete che io sono in, tanz in Tanzania, no? Sono in Tanzania, mi stavo correggendo, adesso sono finalmente uh, al capitolo no, nono, che è il capitolo che ho dedicato al, 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 a quello che è chiamato di Voc, al 91 Divoc, Voc, poi il COVID. E vi leggo una cosa di un signore che si chiama Manny P. Che è stato, a mio avviso, forse il più grande intellettuale esoterista, naturalmente mh, massone anche lui, del ventesimo secolo. Riguardo al, al linguaggio e segni dice, quando la razza umana imparerà a leggere il linguaggio dei simboli, un grande velo cadrà dagli occhi degli uomini. Allora sapranno la verità e più di essa e capiranno che sin dall'inizio la verità non è mai stata conosciuta, ma conservata da un piccolo gruppo. Poi, più esteso di soggetti, messi insieme dai signori dell'alba, come ministri dei bisogni delle creature umane che lottano per riconquistare la loro consape consapevolezza della divinità. Manni Piole è un, un autore sconosciuto in Italia, uno dei miei preferiti. Ci sarebbe da tradurre tutti i, i suoi libri, ma purtroppo io non c'ho tempo di fare queste cose. E poi, capite, una traduzione di un libro così magari costa 20-30 mila euro. <ride> e, insomma, non si possono fare queste cose. Ecco, però, lui, lui è uno dei più grandi e sicuramente lui, e Jordan Maxwell, sotto tutti, lo, lo stesso uh, David Miller, eh, tutti sottolineano l'importanza della simbologia e dei simboli. Se te non conosci i simboli e la simbologia, te vivi, campi, puoi vivere anche contento, puoi fare anche soldi, molti soldi, ma nella realtà non puoi dire che capisci quello che sta succedendo e hai le chiavi, i codici di lettura per capire le cose come succedono, ecco. Mi ero un, diciamo, un pochino addentrato seguendo un po' dei studi sulla teofisica di Madame Blavatsky, Krishnamurti. Sì, è nel libro anche Madame Blavatsky, sì, certo. <ride> faccio uno studio abbastanza dettagliato della sua simbologia e ne faccio notare in un certo senso le contraddizioni perché lei ha utilizzato tutta una serie di simboli che quando vai a vedere il significato originale devi concludere di che di spirituale c'era veramente ben poco. Certo. Comunque, anche lei è una, è una santa intoccabile, no? come Rudolf Steiner, tutti questi personaggi qui, non provare a fargli una critica perché mi sono provato io con Rudolf Steiner leggendo una cosa sua. Da un libro suo, non è stato un giudizio mio, eh, riguardo alla magia nera eh, alla magia nera, e naturalmente ho ricevuto una serie di messaggi eh, come se avessi insomma fossi un delinquente. Ecco. <ride> una, cosa, una cosa veramente abbastanza strana. Ecco, però è, è così eh, toccando certi argomenti. Senti, e eh... Io ti vorrei fare un'altra domanda che mi ricollega un po' a quella che ti ho fatto prima. Se c'è un motivo particolare perché certe tematiche vengono rese pubbliche e se questa tematica si può riallacciare a un discorso della finestra di Overton, nel senso far abituare l'inconscio eh, delle persone a certe verità. Allora, premetto che nella mia ignoranza, nella mia conoscenza molto limitata, non conosco, non conosco la, fine, la finestra che hai citato o Magari la conosco, ma in questo momento mi sfugge. Mi no, puoi no, spiegare no, di cosa si tratta? di overton? Ehm, diciamo attraverso situazioni spiegate in determinato modo, far abituare le metti a una cosa che magari prima non l'accettavano, l'accetteranno attraverso la finestra ah, di overton. Loro parlano che in sei step eh, viene imposta in maniera attraversa. Ecco nel, nel giro di dieci anni ciò che prima era normale diventa tutto normale sì. in sei step e viene denominata proprio sì. finestra di overton. Quindi. Io mi chiedevo se proprio queste no, verità capisco. che vengono rese pubbliche a volte è proprio per far abituare quello che arriverà, come ben sappiamo. Sì, beh, certo. Il, il sistema nel quale si vive, il sistema mediatico che utilizza la televisione e mezzi di inf informazione, mm. no? che io definisco la televisione il, il demonio no? che abbiamo nel salotto di casa. E Io non guardo più la televisione dal 2004 e anche, sono anche contentissimo perché se te guardi la televisione, prima di tutto ti rincoglionisci al massimo, eh, sei completamente disinformato e quindi incapace poi anche di vedere le cose da una prospettiva diversa. No? Insomma, sei una, con tutto rispetto, sei una pecora che segue il gregge. E io naturalmente non ho una mentalità di quel tipo lì, se non avrei fatto il lavoro che ho fatto. Però la, la televisione, i mezzi di comunicazione, piano piano sono, sì, sono stati usati per, per eh, in, indirizzare, per esempio, i consumi, per Per esempio, faccio un esempio banale, è uno, tutto, tutto, tutta questa crimini, crimi, criminalizzazione che c'è soprattutto in America sull'uso dello zucchero no? e anche del sale. Ma è stata, molto, è, è stata guidata dalle, dalle multinazionali che hanno poi introdotto nel mercato l'aspartame. No? Perché se te criminalizzi lo zucchero e, e poi gli dai un sostituto tra virgolette su base chimica, che sapete che ca causa anche tanti problemi, evidentemente, automaticamente la persona poi piano piano abbandona lo zucchero e finisce per utilizzare la pasticchina di aspartame come ha fatto per tanti anni mio papà nella sua ingenuità ecco però queste qui sono appunto cose che sono uh, reali e loro utili come strumento loro utilizzano i mezzi di comunicazione Quindi, è vero, il prima... un periodo che la gente andava proprio in giro con l'aspartame al bar no, sì, cioè, tic -tic, sì, tic -tic, metteva una pasticchina sì, con le minuscole di sì, aspartame sì, sì. E poi per, per parlare del sale, per esempio, siamo in una situazione, eh, per esempio in America, in cui non usano mai sale, usano tutte le, mangiano tutte le possibili porcherie che vi potete immaginare, perché è una cosa tremenda, eh, sto stile... Culinario, diciamo, stile vita americano, però sono tranquilli perché non ci mettono il sale, quindi mangiano tutto, <ride> eh, 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 cioè con poca sapidità, che non sa nemmeno di niente, e quindi io devo andare in giro. Stessa cosa qua in Tanzania, devo andare in giro, andare al ristorante, mi devo sempre ricordare di portarmi il pepino o anche un po' di sale con me, perché tante volte lo deve aggiungere perché loro non ce lo mettono. Ecco, quindi si hanno, si hanno proprio queste situazioni assurde qua, che in linea di massima sono però sempre veicolate per interessi commerciali. Stessa cosa c'è stata per esempio sull'introduzione eh, del, della carne cosiddetta bianca in America, no? quindi di tutto il pollame rispetto alla carne rossa. Però nella realtà si criminalizza la carne rossa, ma si mangia la carne bianca che è comunque carne. Quindi non cambia assolutamente niente dal punto di vista della digestione, dal punto di vista. cose di questo tipo qui. Sì, poi tra l'altro sono scritte, su... usano... l'altro, sono cose scritte sui nuovi barbari, proprio il fatto del fast food e poi anche dei film come vengono poi indotte certe cose, e che tutti gli attori poi penso nei protocolli di Toronto, quest'altro argomento, che tutti gli attori stanno sul libro pago o comunque influenzati da questi poteri. Quindi vediamo che loro ci tengono comunque sotto controllo, la loro miglior arma è proprio la televisione, che lì parte tutto l'influenza poi per cambiare diciamo lo stile di vita o le menti delle persone. Infatti tu hai detto che non vedi più la televisione e ti dico bravo, nel senso perché se tu accendi la televisione adesso vedi solamente che oscenità e immoralità, è una cosa proprio... Ma H24, anche nei cartoni animati dei bambini... Mh. Una cosa io dico oscena, perché eh, ok, sì, libertà sessuale, perché a chi non può piacere, però fino a un certo punto, perché così stanno andando troppo oltre. Comunque anzi, vorrei fare una parentesi per farti mh, anche promuovere, visto che tu hai parlato di alimentazione e vorrei ricordare a chi ci seguirà eh, che insomma, non parli a va, ma anche perché te ti occupi di questo specifico o, tema, insomma. Hai avuto un'azienda, insomma, ti occupo di alimentazione, diete, se vuoi dire qualcosa a riguardo? Beh, diciamo che io ho, negli ultimi 30 anni, praticamente 25 anni, ho avuto la possibilità di lavorare all'interno di un settore abbastanza nuovo. Abbiamo iniziato in Italia negli anni 80, e prima a Lucca, la mia città, e poi a Firenze. E cioè erano quelli che si chiamavano i centri di dimagrimento all'epoca, ecco. Insomma, magari ci saranno ancora in Italia, faranno ancora qualche cosina. Poi, dopo l'esperienza italiana di circa 8-9 anni, ci siamo trasferiti in America dove ho continuato a fare questo lavoro qui. Che, dal punto di vista professionale, devo dire, mi ha dato delle grosse soddisfazioni. Perché sono riuscito per la prima volta a pubblicare uno studio clinico. Uh, cioè diciamo eh, i nostri risultati su, del, raccolti in uno studio clinico su una rivista medica scientifica e uno può pensare che ci siano tante pubblicazioni nel dimagrimento in effetti la, la, la mia, eh, la nostra diciamo così usiamo il plurale, è stata la prima e poi ho ottenuto il brevetto dal governo americano e adesso non voglio dire niente, però ho dei contatti col governo della Tanzania, perché sembrerebbero abbastanza interessati a fare qualcosa anche qua. Perché effettivamente il problema della salute, anche qui sta, mangiano male. Insomma, è sempre insomma, si pensa che magari l'Africa sia un pochino più tradizionale no? in certe cose, in effetti si va avanti a Coca-Cola e l'acqua quasi quasi sul tavolo non c'è quasi mai. Ecco. E quindi io ho avuto la possibilità di mettere insieme questo sistema che funziona attraverso l'applicazione di fasce a caldo che si chiamano in maniera molto comune termocoperte che poi però ho sviluppato con un concetto diverso, concetto mio. E l'alimentazione, per l'alimentazione sono arrivato alla conclusione che è, si può dire è una, una, una dieta mediterranea in cui c'è un pochino di tutto, c'è una colazione, un pranzo e una cena che quando si seguono in maniera tra virgolette bilanciate no? le cose in maniera abbastanza, anche ovviamente, ovviamente controllando le, le quantità e si abbina questa dieta, eh? Al, alle, alle sedute eh, con le fasce a caldo, il soggetto perde peso e la cosa incredibile è che secondo lo studio clinico, in un, durante un trattamento di circa 50 minuti, i soggetti, in questo caso quasi tutte donne, hanno uh, uh, bruciato l'equivalente di oltre 2.000 calorie, circa 2.500 calorie senza ginnastica. Poi io nel corso degli anni ho fatto delle ulteriori ricerche eh, con il professor Pollack del, della Seattle University, che è uno dei più grossi esperti in materia di acqua, eh, e, e, e ho capito finalmente, ecco, grazie anche al suo aiuto, ho capito effettivamente cosa avviene a livello molecolare, cellulare, e perché il sistema funziona così bene. Ora, da tenere presente, concludo che io ho sviluppato questa cosa qui per il dimagrimento, ma non funziona solo per il dimagrimento. Se un soggetto, per esempio, ha trigliceridi, colesterolo o anche altre problematiche relativamente semplici, si risolvono tutte in due o tre settimane. Trigliceridi scompaiono, colesterolo scompare perché proprio si mangia meglio no? durante questo periodo. Quindi non voglio dire niente, però ti ringrazio della domanda perché questo qui è praticamente il mio bambino. Eh? Questo è il mio bambino, vediamo se riusciamo a farlo uh, rinascere, eh, risorgere qua in Africa. Perché no? Questo che hai detto è una bella cosa. Quindi ti facciamo i nostri migliori auguri che ti vada in porto questa trattativa con il governo della Tanzania. Senti, ritornando un po' a noi. Eh, prego. Mancherebbe. Ritornando un po' a noi, poi non so se dopo Alessio avrà altre domande, Io me ne sono rimaste due o tre. Volevo sapere, secondo te, quale sia il grado di verità di chi ha scritto i libri di ciò che c'è scritto sui libri, in quanto chiunque può distorcere gli eventi storici se non hai vissuto realmente quel periodo. Quindi, cosa possiamo credere di reale in queste cose? Io personalmente penso che comunque, come ho sentito dire e poi comunque posso confermare, che su vari libri comunque loro usano questa tattica, ti dicono 10 verità, otto sono quelle vere e dieci sono quelle, due sono, scusate, due sono quelle fasulle. E che molto spesso loro anche in questi libri accusano tante altre persone o realtà, ma in realtà quelle accuse sono... Eh, i loro crimini che hanno effettuato loro dando colpa ad altri per passare poi impuniti. Però non è questa domanda, io voglio sapere proprio diciamo, noi lo sappiamo, però un tuo consiglio per scindere la verità che è scritta nei libri, insomma, perché effettivamente è chiaro, se non hai vissuto quel periodo, chiunque può scrivere una cosa e dire questo è stato il vero. Quindi un tuo, un tuo parere, tuo un tuo consiglio ai nostri amici che ci ascolteranno di come si può fare un'ottima ricerca. Sì. Allora, io... Sì, sì, sì. Io nel lavoro che ho messo insieme... Vediamo un po' la connessione un po' ballerina. Il lavoro che ho messo insieme ho selezionato quelli che io ritenevo gli, gli autori e gli articoli più credibili. Sempre... Non vanno ti interrompo, io dico... Dicevo un'altra opera, io dicevo in generale. Sì. Ah, ecco, no, no, ma arrivo lì, arrivo a darti la risposta. Cioè... Bisogna uh, eh, eh, sempre fare un lavoro di ricerca approfondita, perché se ci si, si, si ferma sul superficiale si ascolta tutto e va bene tutto. Cioè bisogna capire l'autore, capire il background che ha, eh, cosa ha scritto, perché l'ha scritto, se fa parte di un'organizzazione o di un'altra, eh, la, la sua esperienza, nel senso quanti anni è che fa questo lavoro. Per esempio, se si parla di uno come Jordan Maxwell, lui è 40, forse 50 anni che parla più o meno le stesse cose. Un, un, un completo imbecille sicuramente non lo è perché molte delle cose che sostiene sono effettivamente vere sui segni sui simboli sul significato delle parole lo menziona tre o quattro volte anche nel libro lui e, e però bisogna fare delle comparazioni no cioè bisogna vedere quello che dice un autore in Australia un altro quello che dice magari lo stesso argomento in Inghilterra e poi, e poi in America Erika, tenete presente che quasi tutto il materiale è in inglese, tutti gli argomenti trattati sono in inglese. Uno che legge l'inglese non fa assolutamente niente, non capisce niente. Scusatemi, non voglio offendere nessuno, ma effettivamente la realtà è, è poi è questa: quindi non fidatevi di nessuno, dovete fare il, sacri il sacrificio di fare i vostri approfondimenti e di guardarvi nella coscienza. Perché che a livello subconscio noi le verità ce le abbiamo ma sono a livello subconscio bisogna scavare per tirarle fuori non tutti possono fare questo lavoro eh? non è per tutti se poi volete volete proprio che vi dica una cosina così eh, si può riprendere quello che dice malanga sull'anima no non so se vi ricordate l'avete seguito un po in cui dice secondo me giustamente che non tutti sono nemici, è un po' la stessa cosa, non tutti hanno la coscienza ma anche il buonsenso, l'educazione, questo senso di responsabilità, perché tenete presente che perseguire la verità costa, 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 io ho perso amici per dirgli quello che pensavo in faccia, costa purtroppo, Veramente e tanta gente non lo vuole fare, la gente non lo vuole fare, lo anche a noi. Eh, Esatto, usa, usa, si usa lo stesso approccio. Oggi c'è l'approccio, come dicevo, del politically correct. E, e devi dire alle persone come dice giustamente Jordan Maxwell: le persone non sono interessate alla verità. Nella maggior parte non sono interessate alla verità, loro sono interessate ad ascoltare quello che sono pronte a percepire quello che è funzionale in base al software che gli hanno installato in testa. Malanga, come dire, l'hanno scritto molto grosso. in tv, lo invitarono non so che trasmissione quando lui parlava del contenitore dell'anima e poi c'è fu il film, non so se l'hai visto, Divaro, Sei giorni sulla Terra, avuto il certo film, che l'ho visto, molto interessante. Allora, io, Malanga, ho, ho avuto molto apprezzamento per il lavoro che ha fatto all'inizio. Quando proprio lui faceva le interviste, no? In ipnosi in regressiva, ho apprezzato molto quello che ha fatto. Anche se, però, dal punto di vista del ricercatore, eh, come ho fatto io, quando fai una ricerca e la pubblichi e la publici, te devi sapere che devi avere un gruppo di controllo, capito? E poi pubblicare quello che, no? quello che dice a senso unico dal punto di vista scientifico. Eh, con tutto il rispetto per Corrado col quale per un certo periodo sono stato anche in contatto non ha nessun valore eh? tenete presente questa cosa vi dico una cosa che è, è, è impronunciabile no? per molti indicibile contestare il lavoro di Malanga però purtroppo la, la scienza dice questo lui il gruppo di controllo ragioni sue non l'ha mai voluto fare ha sempre pubblicato le cose sue senza gruppo di controllo e quindi tutto quello che ha pubblicato lui dal punto di vista scientifico vale un doppio zero comunque li riconosco gli devo comunque riconoscere di aver fatto un lavoro apprezzabile eh? quello che invece ha fatto successivamente eh, negli ultimi anni quando poi lui ha cambiato direzione non so se avete seguito un pochino tutta la sua evoluzione mi interessa molto molto meno no io l'avevo seguito fino a che parlava ecco che aveva, diciamo sotto ipnosi regressiva lui fino a là l'avevo seguito poi non so che so, stava male con la vista sì c'è stato anche, avuto anche quel problema lì sì. ma secondo me gli hanno detto di, di lasciar fare Perdonami, lui era, però, era un professore un certo... universitario. No? Lui studia. Lui è un chimico chimico, chimico di lavoro. cosa faceva lui? Sì, sì, sì chimico. È un, è un professore di chimica. Sì, sì. sì, sì. Allora, sì. Eh... Ha pubblicato anche delle cose. È un, è un personaggio, Corrado Malanga è sicuramente un personaggio, è eh, questo sì. Però poi a un certo punto gli hanno, detto, gli hanno detto smettila, e lui ha dovuto cambiare direzione. Si capita sì, spesso, sì. eh. Anche perché poi mi pare che il film d'Evaro, dove c'è un piccolo cameo suo, per alcune cose, fu un film non ben visto dalla Chiesa, giusto? No, se non sbaglio, eh beh, lui, lui parla da un taglio anche a Varo stesso, che in, 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 come, come personaggio, fa un gesuita. Se ti sì. ricordi, è un gesuita, sì. lui insomma, è un po' particolare. No? Vuol dire di, di certe cose non si possono nemmeno, nemmeno menzionare. Eh? Immaginati di metterle in un, un film. Lo puoi fare solo fanno loro, ma non te. Cioè, un alcune cose che, che rappresentano tutte quelle cose che poi vediamo nei film. Sì, sì, sì. Che poi vediamo nei, nei, nei film o tante volte in alcuni libri eh, sono fatte da insider. Cioè sono fatte da persone che sono all'interno e sono, tra virgolette, autorizzate a farle in quel particolare momento, in quel particolare film. Non le possono mica fare tutti, no, eh no. no tra a, me, la, a me mi lasciano parlare, sapete perché non hanno, secondo me, secondo me non hanno tagliato nemmeno... Perché io ho, ho affrontato questo lavoro senza dare addosso a nessuno. Cioè proprio in maniera settica, direi quasi, no? Cioè, rispettando completamente l'opinione di tutti, e, e quando poi ho salvato i video in, in YouTube, l'ho fatto riservato solo per adulti. Allora, se te usi questa combinazione di cose, capito? parli con calma, fai una presentazione tranquilla, non inveisci sì. contro niente e nessuno, no? che poi lo, loro lo chiamano di hate speech, no? il, il parlare con odio se te stai tranquillo, dici le cose tranquillo raramente raramente ti censurano beh, come dicevamo prima, la domanda che ti ho fatta prima, in parte diciamo, persone come te o altri loro li usano per dire determinate verità in certi contesti, proprio per far abituare le menti, ma anche perché come anche scritto nel libro che tu hai ripetuto più volte nelle tue conferenze è proprio per il fatto che in un determinato momento deve uscire fuori quella cosa per dei loro obiettivi specifici Quindi, loro usano, come hai detto tu, eh, anche te, perché diciamo tra virgolette ti fai comodo dire certe verità, e come, nel senso buono, eh, sia chiaro. Però io personalmente sono anche convinto che molti influencer fanno anche parte del gioco eh, consapevoli. Secondo me, non voglio fare nomi, ma ne sono più che sicuro perché io tante volte mi dico per fare un certo tipo di, 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 di notizia attraverso YouTube o altri canali, quindi vedo gente che comunque mette 10 video al giorno nel periodo de della chiusura, quindi l'anno scorso, eh, io dico scusa, no? Allora, devi trovare la notizia vera, in inglese, in quello che sia, costruirci un discorso sopra, eh, fare il video, caricarlo, fare, eh, insomma, farne tanti al giorno, secondo me, essere poi ben coinciso nel parlare e nel spiegare le cose, sapendo tutti i dettagli dell'attualità, eh, lì, secondo me, mi viene un grande punto di domanda chi ci sia dietro realmente a far parlare queste persone. Personalmente, non me lo leva niente, da eh, nessuno dalla testa che certi personaggi siano messi proprio lì, a differenza tua sì. ovviamente o di altri che dicono la verità. Ma certi, come tante chat telegram dove ci sono migliaia di iscritti, sono dei contenitori proprio per monitorarci, da come la vedo io, quindi per innescare sì, quel esatto. discorso. Del sono, che bravo, ti spera, bravo, bravo. Sì, sì, sì. Sì, sì. giusto? Sì, sì, sì. Sono per monitorarci e per intrattenerci. Sì, Praticamente, eh, sul nulla, perché la maggior parte di, di queste cose qui eh, che cosa, ci, cosa impari a, a, a ascoltare questa gente qui. Sono quasi canali, facciamo nomi, no, ma canali che fino a pochi anni fa erano in un certo senso anche pionieri no? In quello che facevano cercavano di dare spazio a questi autori nuovi secondo me in buona fede poi piano piano sono stati infiltrati eh? Piano piano sono stati infiltrati mm. e allora sono stati addomesticati e allineati a seguire una certa linea infatti a me come vedete non mi invita nessuno certo. quasi nessuno perché ho fatto. scritto quasi a tutti eh? No papà abbiamo visto in anche me... un boom come l'uscita dei funghi dopo le piogge che personaggi che fino a ieri non erano conosciuti il giorno dopo eh, 400.000 iscritti migliaia di visualizzazioni ma non per questo perché uno abbia invidia o meno è proprio lì che ti fa sorgere la domanda io personalmente sono due anni che vado avanti con i social con lui e siamo rimasti a 200-300 persone e diciamo le stesse cose anzi forse è meglio perché ha ampio raggio anche storico culturale e ririmani vedi gruppi nati in un giorno sì. migliaia e migliaia di seguenti sì, sì, sì. c'è qualcosa che non torna a sì. casa mia Comunque, senti, io ti faccio la mia ultima domanda, poi Alessio penso che aveva qualcosa sulla Tanzania da chiederti. Io ti volevo fare la mia ultima domanda, però poi ne avrei una in conclusione che ti farò alla fine. Allora, l'ultima sarebbe, secondo te le profezie sono nient'altro che i loro piani studiati e fatti passare per profezie? Perché sì. vediamo, ti voglio ricordare che è proprio attuale e poi è scritta anche in molti punti dei protocolli di Toronto, se non so se la conosci, e la profezia di mm, il mayer rivisitata poi da blondette e nient'altro sì, sì, quello sì. che sta accadendo oggi sì sì sono sono sì, la risposta è sì per quello che mi riguarda le profezie non esistono eh, siccome queste persone vivono eh, vedono e programmano tante volte 50 100 anni come come c'è scritto nel, anche nel libro proprio a lungo raggio eh, loro decidono oggi quello che faranno fra cento anni, poi la fanno passare come profezia, Però profezia ma non è una profezia, è una cosa definita a tavolino e di cui loro sono perfettamente consapevoli. Siamo e noi, il mondo. al discorso che... dei libri si riallaccia tutto, come vedi. Sì, Senti, io, poi, sempre certo. per stimolare una parentesi, per stimolare chi ci ascolterà, perché come ti ho detto all'inizio della conferenza. Io sto spingendo molto a farti pubblicità nel vedere i tuoi video perché penso che proprio lì è la chiave del risveglio. Se la gente veramente capisce quello che è scritto in questi protocolli e nei nuovi barbari, e, e vorrei far presente alla gente che ci ascolta perché è da un'orecchia entra, dall'altra esce, e che anche noi queste verità, diciamo in parte, in piccolo, già le sapevamo dal 98-2000. Perché, se ben ti ricordi, Alessio, tu che sei il tedesco, quel, quei video documentari Zeitgeist parlava anche dell'intervista okay. di Aaron Russo. Praticamente mi ricordo un passaggio sì. che dice: Andremo in Afghanistan a cercare i fantasmi nelle caverne, prenderemo in giro il mondo sì. intero. Quindi erano già sì. cose chiare, già a tempo che la gente si pensa che sono successe ieri, e cose che noi sapevamo la gente non ascoltava niente. Poi tu hai confermato il tutto. Sì, è, nel, è, nel, è in uno dei capitoli, no? Aaron Russo, sì. con la famosa intervista di Alex Jones, in cui parla della sua amicizia con Nick, eh, Nick Rockefeller. Sì, questo, è devo veramente... dire che è uno dei capitoli curiosamente che piace di più quello lì. Sì, Aaron Russo era già nel 98 che girava questo video, che proprio alla fine del video era tradotto in italiano con i sottotitoli, sì. proprio in chiusura del video. Perché nel video si parlava proprio del loro potere secolare come loro dominavano le, con le religioni proprio poi il discorso tu delle, delle, delle tre corone quindi si riallaccia a tutto il lavoro che tu hai fatto quel video, poi magari ti manderò il link in privato e te lo vedrai se c'è ancora su internet, su youtube fa vedere tutto sì, il sì, dominio come economico, come economico come fa come vedere, vedere i killer economici come vanno a distruggere l'economia degli altri paesi e, insomma era tutto un discorso che fecero che fece Russo in un'intervista che apparì nel 98-2000 se non erro adesso era quella la data sì, diciamo sì. quel periodo là, 98-2000 era un gruppo di ricercatori tedeschi, era Zeitgeist, come sì, si dice, ma... zeitgeist. zeitgeist, Sì, sì. Del tempo. sì ma, ma l'ho vi, visto il video, eh? Ho ah, visto. visto il video. Ok, allora, quindi... Certo, c'è solo... Sì, 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 non me lo ricordo nei dettagli, allora. ma l'ho visto il Gmail, eh. insomma, del... Sì, sì, sì. Senti, io volevo chiedere una cosa prima di chiudere. Parlando con Cristiano, citato gli influencer, ehm... io ho riscontrato, no? Un influencer anche televisivo molto importante. Anche perché poi conclude sempre la domanda di prima che parlavi. Che poi ecco tutti sta messaggi. Ehm, tante cose io le ho riscontrato nei videogiochi. Nei videogiochi, io ho trovato tutto quello che è successo oggi. L'ho ritrovato in videogiochi di 10-15 anni fa, su PlayStation. Pensiamo, poi magari faremo un'altra puntata che ne parleremo, è molto interessante. Sì. Comunque, volevo sapere che ne pensi di Adank vero sta di sala però ho ma, no, ma, 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 ma no ma lui è uno che lavora per i servizi certamente non lo, non lo escludiamo però capito c'è cioè uno che dice... gli dicono di dire delle cose lui le dice alcune cose sono vere altre sono delle stupidaggini assolute però è, è, sono tutte te intrattenimento cioè voi dovete, dovete all'ascoltatore dico fate un po' mente locale cercate di distinguere quello che è fatto per intrattenervi è quello che è fatto Questo... per dirvi qualche cosa di importante, dubbio però per tirato non... fuori veramente delle, delle cose delle verità che non erano state dette da nessun altro e anche... certi servizi le sanno benissimo queste cose da, io parlo anche evidentemente di popolo, eh. i tempi erano maturi per dirle è il discorso che faceva ma cioè, guarda che anche tutto. lo stesso tanto per non far nomi anche lo stesso Mauro Biglino più volte ha detto nei suoi video Beh, se sono ancora vivo vuol dire che probabilmente quello che dico gli serve. Assolutamente, perché cosa. vediamo nel corso della storia che hanno ammazzato la gente più potente, quindi se certa gente dice certe verità ancora in, in vita, è evidente eh. che fa parte del gioco, perché se no dopo due no, giorni... No, è funzionale, è funzionale a... comunque sì, è funzionale a un certo progetto. Senti, sì, io ti faccio Hai la mia capito. domanda, poi tu gli puoi dire qualcosa. Le ultime domande su Tanzania e Sudafrica, e più Io gli allora, faccio vi. la mia ultima domanda. Ehm, che è una mia curiosità, che veramente tante volte non mi trovo risposta. Se queste persone hanno già un potere secolare e dominano su tutto il mondo a livello economico a tutti i fronti, perché spingersi oltre a quello che già hanno? Perché comunque vediamo che comunque dominano tutti i governi, dominano l'economia a 360 gradi quindi perché spingersi oltre nei tempi attuali diciamo perseguitando diciamo, la popolazione con questa falta pandemia o comunque facendo danni ancora più gravi quando comunque i governi sono già soggettati a loro non vedo un nesso particolare cioè ho un po di risposte ma non è ancora chiaro secondo me il perché loro vadano oltre nonostante abbiano già tutto eh, ehm, eh, ti do questa risposta nel eh, capitolo 1 eh, c'è adesso non ricordo il punto però c'è un punto nel quale il dottor day eh, dice chiaramente che c'è un problema di, di sovrappopolazione lo dice chiaramente anche lui e che questo problema qui dovrà essere affrontato dalle rispettive nazioni in maniera concreta perché stiamo crescendo troppo di numero eh, se te, questo concetto è esattamente lo stesso concetto, che è poi riproposto nel capitolo 7 di Georgia Guystones, eh, monumento che è stato costruito in Georgia nel 1980, probabilmente da Rosa Crociani. Nel quale ci sono scolpiti i famosi Dieci Comandamenti, e nel primo comandamento si dice: Lo sapete, no? Forse lo sapete già, lo dico per gli ascoltatori: si dice che l'obiettivo è quello di mantenere la popolazione eh, in una media eh, di 500 milioni di persone. Quindi siamo 8 miliardi, tutto quello che sta succedendo, a mio avviso. Il perenne è... equilibrio con la natura. Perenne bravo, perenne equilibrio con la natura è stato deciso agli alti livelli perché effettivamente il problema della sovrappopolazione. Io non è che li sto giustificando eh, quello che fanno, vediamo. di, che, di essere la, la Cina già l'ha sì. trovata da diversi anni che mi ricordo io, la Cina diceva che non sì. doveva fare più di uno o due figli. Sì, 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 sì. tra l'altro. Ma non è, è sufficiente scritto... perché se voi fate una proiezione è molto semplice, perché la crescita è, sem è sempre esponenziale, no? Capito? Cresce sempre esponenziale Quindi, se si fa, e l'ho messo nel libro. Se si fa una, una proiezione di, solo di una generazione, non mi ricordo se viene un numero di 18 o, o 20 miliardi di persone. Ora, il problema: il problema esiste. Però, secondo me, non deve essere naturalmente affrontato in questa maniera qui. Ci dovevano dare le energie alternative, dovevamo creare tutti i sistemi di riciclare il pattume che si produce, dovevamo utilizzare l'energia alternativa eh, già presente di reverse engineering, no? quella che usano quegli aerei che si puffano, che si alzano e quella lì che tutta energia sembra già disponibile è free tra virgolette nel senso che non, non, non inquina e invece e invece hanno scelto la linea classica della produzione quella che abbiamo oggi no, quindi del petrolio dello sfruttamento delle energie eccetera eccetera e tutti ne paghiamo le conseguenze ecco invece dove, dovevano fare un discorso diverso dovevano fare a mio avviso un discorso di tenere da un lato sotto controllo le crescite, però allo stesso tempo di darci piano piano, inserire piano piano queste energie alternative, i cui brevetti comunque sia, li controllano gli stessi del gruppo Rockefeller, tanto per non fare nomi, perché i brevetti ce l'hanno tutti loro, eh, un po' più, un po' meno, sia nel settore energetico che nel settore della salute, controllano quasi tutto loro. Lo e diamo. allora naturalmente, non, non, diciamo che il, il futuro sarebbe stato un pochino più roseo. Loro invece hanno scelto adesso questa cosa qui, che è un programma eugenetico, come spiego io nelle conclusioni. Mi dispiace dire queste cose, ma non ci sarà nessun reset di Davos economico. Il reset sarà soltanto sul numero delle del, de, 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 de persone che deve essere ridotto. Passeranno Mi dispiace migliore. dire queste cose, ma le dicono loro. Senti, di Gary Allen e, e Ralfa Toretano. No, hanno pensi? inventato i vaccini perché scusami. Allora io ho due libri, che, tra l'altro, uno eh, sono due libri che ha tradotto Pucciarelli. Eh, uno si chiama Nessuno si chiamare la cospirazione di Gary Allen, che praticamente è un po' più concentrato del tuo, diciamo, però dice le stesse cose. e Poi Craiavok sì, di Ralf Toredano, sempre tradotti da Pucciarelli. Cosa ne pensi di questi due libri? Faccio vedere. Il secondo, la non ho capito come si chiama. Il secondo come si chiama? Sì, quello lo conosco, lo conosco a Gari Allen. Quell'altro come si chiama? Ah, Grey Havoc. sì, questo qua è il libro che Pucciarelli mi aveva, aveva chiesto a me se lo trovavo in America. Come che però... No, non, 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 il secondo, il primo l'ho letto, l'ho letto, è abbastanza famoso quel libro lì, ne ha parlato tante volte Pucciarelli. Il secondo non l'ho letto, non ho avuto tempo di approfondire l'argomento, anche se immagino sia in linea grosso modo. Io, anche io ho letto solo detto, il no? primo perché, come vedi, ancora è nuovo, sto in lista. Ancora ho tanti libri arretrati, sto leggendo altro adesso. Però, ecco, nessuno si chiama la cospirazione, la fotocopia identica nel no, identica. Non scusa, non per sminuire il tuo lavoro, nel senso che comunque anche qui ci sono le stesse verità, nel senso dichiarazioni di, non di non, ah, beh, scusa, ho sbagliato, non simile, ma eh, vediamo, sintetizzato il loro progetto che è il socialismo e il dualismo, il loro socialismo e il loro dualismo. Di come su queste basi loro riescono a tenere sotto controllo il popolo intero, in sostanza, quello che è stato scritto su questo libro. Sì, sì, sì. sì, sì. È molto ridotto perché sono poche pagine, è sintetico, nel tuo libro se ne, ha, se ne parla invece ad ampio spettro. però ecco, nel senso che sono, eh, dica a tutti chi, chi ci ascolterà di acquistare il tuo libro perché è ad ampio raggio, ma è, mh, che si rifà anche a quest'altro. Nel senso, no? E quindi troviamo le conferme in varie, in varie cose. Quindi sì, diciamo certo, il corso certo. della ricerca incrociata. Eh, il tuo compensa pienamente quello che è scritto qua in molto meno. Nel senso, tu vai su dettagli più approfonditi, questo è molto sintetico. Sai, lui quello lì è un autore, è un autore, io ne cito 100, capito? Quindi è chiaro che. Certo. Senti, per quanto Oddio. riguarda, io non ho altre domande. Non so, Alessio, eh, io. Uh, vorrei, vabbè, vorrei parlare di una cosa più attuale. C'è una domanda da farti importante su una ricerca che poi mi è venuta così, guardando un documentario. Un documentario, chiamiamolo sì, un documentario che hanno trasmesso in televisione. Si chiama Mappe Criminali, parla della mafia nelle varie zone d'Italia. Caso strano, diciamo. Poi gli mandi la ricerca che ho fatto. Ricordi, te la faccio mandare da Cristiano. Vengono fatti dei nomi. Ecco, eh, adesso non sto so, fare i nomi, però ne riparleremo più avanti perché. Un discorso un po' lungo, poi si riallaccia sempre alle nobiltà e tutto quanto. Senti, devo parlare una questione delle ricerche che ho fatto. Ho trovato molto interessanti alcuni argomenti che sono attuali sia sulla Repubblica sudafricana che sulla Tanzania. Sì. e sì. mi parla che la Repubblica sudafricana ha avuto delle scaramucce, chiamiamole così, con Israele. Quindi scrivono che poi non so se sono perché non sono riuscito a trovare poi fonti, altre fonti parlano che vengono annunciate sanzioni ad Israele su tutti i prodotti di esportazione sudafricani, materiali embargati, oro, argento, platino, zinco, diamanti, ferro, acciaio, manganese, rame e via dicendo. E qua parla che praticamente il Sudafrica sarà in futuro uno dei paesi più sicuri al mondo, e anche per l'acquisto di 10 satelli di Cerbero per l'intercettazione di missili parlano di questo, infatti mi ha fatto un po' rabbrividi perché torniamo sempre ai protocolli di Rodronto, come se ci sarebbe qualche cosa per scatenare una guerra. E nel film del 2012 quando non c'è sta il mega cataclisma, caso strano vanno tutti in Africa, sempre in linea, credo, okay, il 66 parallelo, 33, 33. 33. Cioè, che ci sia la zona di salvezza sì, in Africa, la zona proprio. di salvezza. Quindi era indicato Allora era io, purtroppo, di quello che hai detto su sul, 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 um, sull Africa, sull Africa, come si chiama? Africa del Sud e Sudafrica, non ne so assolutamente niente. Vedi, io, io per, per scelta mia. Mi hanno chiesto tante volte Massimo se è a New York eh, abbiamo bisogno di un corrispondente che ci parli di questo, di quello che succede. Io non sono interessato a parlare di politica e di notizie che vengono fuori, anche seppur interessantissime. Perché per me è intrattenimento, capito? Sì, no, per me è no, intrattenimento. No. Cioè, io non me ne occupo di queste cose quindi mm. purtroppo non ti posso aiutare molto. Perché non a so mio avviso, Massimo, niente. sembra che come. Cioè, mi, mi va un po' confermare una mia tesi, una mia teoria. Che siamo un po' al centro di una guerra, una guerra tra famiglie, una guerra tra poteri. Perché mi, mi fa vedere che ci sono tre stati dell'Africa che resistono un po' al, diciamo a questa pandemia e hanno rifiutato i soldi dell'OMS e mi spuntano Burundi Eritrea, Tanzania. e Addirittura poi dove mi pare in Tanzania è morto il presidente, no? Ma Pago sì, quattro mesi fa circa. Si, sì. sì, parlano del morto il presidente il 17 marzo 2021 che è stato il, più, diciamo, il presidente più eroico e è succeduta a Samia Suluhu, a Assania sì. che aveva promesso un cambio radicale di gestione del Covid, ma per ora non ha ancora iniziato nulla. Quindi, no, niente, non, ha, non, non, no, non è vero che neanche che ha promesso. Non è, no, 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 vedi le notizie, non è assolutamente vero che ha promesso, aveva promesso nessun cambio assolutamente no anzi avevano detto sin da, dall'inizio che non ci sarebbero stati non, non, la tanzania non avrebbe cambiato assolutamente posizione sul covid però cosa succede succede che le pressioni sono enormi effettivamente no le pressioni sono enormi è chiaro e, e ogni tanto devono cedere qualche cosa per esempio oh, credo che poco, poco un paio di settimane fa o tre settimane fa Ehm, si sono incontrati con la Banca Mondiale e hanno deciso di prendere un finanziamento dalla Banca Mondiale per fare infrastrutture, cioè queste cose qui le devi fare perché, se sennò... no. <ride> Capite? Torna male dire sempre no, 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 no. Questa gente non si può dire sempre no, 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 no. Di qualche cosa li devi, li devi dare qualche li cosa. Devi dare con ecco. se sbaglio, Però fatto, io no? ti posso assicurare che te parli con i tanzaniani con qualsiasi persona di qualsiasi sceto loro di mascherine, di vaccini, di queste cose non ne vogliono di parlare, non gli interessa niente anche se il governo dovesse metterle, e, e magari se le mette, le metterà facoltative. No, no, non gli interessa niente a loro di queste cose perché? Perché loro si ricordano quello che gli ha detto Mago Fuli che il, il COVID non esiste, lui seguono ancora, non c'è più, ma seguono ancora quello che ha detto, cioè ha, 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 ha più credibilità, capito? Quello che ha detto Mago Fuli nonostante sia adesso morto in questo momento qui, piuttosto magari che quello che dice questa signora, che è una signora musulmana, anche una persona per bene, eccetera. Però tutto l'entourage non ne vuole sapere di queste cose. Qui. Io l'ho detto anche in uno degli ultimi video: l'unica cosa che possono fare in Tanzania, in Tanzania è quella di fare un colpo di Stato. Se loro riescono a fare un colpo di Stato in cui tirano all'aria tutto bene, se no non succede assolutamente niente nel breve periodo. Io spero nel che periodo, intendo dire fino al 2025. Spero la che resistano di perché di... vediamo Thomas Sankara che fino abbia fatto dopo la dichiarazione all'ONU insomma. Eh, allora ora vi, vi dico una novità, eh? vi dico una cosa sulla quale sto ancora lavorando ed è una mia ipotesi, non ho assolutamente prove su questo però ho scoperto che prima della costituzione della Tanzania, no? Tanzania moderna prima sì. si chiamava ta, 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 come si chiamava? Un nome strano, un nome simile comunque. Prima di Tanzania sì. che era Rhodesia? No, era Tanganis, Tan 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 un nome strano Rode no, era, no, La Tanzania non era la no. Rhodesia? Perdonami Massimo. No, 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 no. la, la Rhodesia è la Zimbabwe Zimbabwe, Lo Zimbabwe, Zimbabwe era la Rhodesia boh. Zaino ecco comunque ora lasciamo vedere. dicevo uh, è stata per un certo periodo un trust ora c'è anche la possibilità che da un lato ti dicano che il trust non esista più però dall'altra il trust continua a esistere allora se la tanzania è in questa situazione in cui apparentemente nessuno la tocca nessuno Fa niente e in definitiva rimane in un limbo. Potrebbe anche essere dovuto al fatto che la Tanzania è ancora un trust. Ora, per la legge internazionale, nessuno può toccare un trust e questa è la legge internazionale. Intendiamoci: se ti vogliono ammazzare il presidente, te l'ammazzano, se ti vogliono rompere le scatole, te le rompono, ti fanno un sacco di pressione, però almeno non ti bombardano. Capito quello che ti voglio dire? Cioè no, 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 Non possono fare nessuna azione cruenta proprio perché, per la legge internazionale del trust, un trust: quando te metti un patrimonio, il tuo asset all'interno di questo triangolo che si chiama trust e che io affronto nelle tre corone, eh, poi magari più avanti ne parleremo, nessuno lo può toccare, nessuno. Nessuno, non c'è nessuno che può muovere una guerra la Tanzania. E il del Marinaio sì. lì sulla barca, poi vi parliamo di quell'argomento. Sì, esatto. È, è una cosa un le po', le po collegata pa. anche a quello. Ma c'è la Cina, la Cina ha vinto molti appalti in Tanzania, in Tanzania no? Sì, sì, e praticamente loro seguono comunque il nuovo ordine mondiale cinese, non è che Beh, sono il veramente... drago rosso sì, loro seguono anche diciamo, la politica cinese che hanno investito un sacco di soldi qua e naturalmente loro vogliono fare soldi, no? Se cominci a creare troppi problemi, dopo soldi, non, non, degli, gli anche investimenti che tu, tu hai fatto tu non tu li riprendi più. Tutto. Quindi c'è anche questa situazione favorevole, certamente sì. Senti, io andrei in conclusione, se vuoi parlarci un po' della tua, del tuo piano che avevi progettato, della situazione... Sì. Grande in Tanzania e... Ecco, se ci vuole fare questo, poi eh, ci saluteremo. Sì, volentieri, ti parlo di questo anche velocemente un po' dell'oro eh, e della possibile sì. crisi finanziaria, perché la crisi finanziaria è imminente, è dietro l'angolo, sapete che ogni 12-13 anni c'è il crollo di Wall Street e gran parte dei risparmi vengono persi per questo. È per questa ragione che quando io mi ho pensato al piano B per dare una mano magari alle persone che volevano... Eh, lasciare l'Italia anche temporaneamente venire in Tanzania ho messo un piano, insieme il piano B e ho chiedevo di aprire un conto con un, una, uh, un, una banca oro, che vende oro, argento platino e palladio in Germania, che si chiama Ovesta con la quale io lavoro, perché dovete sapere che Ovesta è un altro trust e quindi nel momento in cui voi spostate i soldi dalle azioni o dalla banca dove l'avete e le mettete no, besta nessuno ve li tocca Eh? nessuno ve li tocca ve lo posso garantire io perché c'è la legge di trust l'oro che fu sequestrato nel 29 e prima in italia o dopo è successo il fascismo no che ricordate che sequestrarono tutto l'oro le, 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 le collanine no e le fedi sono quelle dei cittadini comuni, dei cittadini normali, nessuno toccò l'oro dei cavò, di dei ricchi, ci mancherebbe altro che vanno a toccare quelli lì, non, non è possibile, sono tutti sotto trust. Uh, quindi il piano B è partito come conseguenza all'intervista che io ho fatto a Morrison, la prima, nella quale parlai del mio piano B, parlai della mia, del, del, del mio interesse di spostarmi in quel caso da New York e andare in un posto un pochino più tranquillo, eccetera eccetera. Cominciarono a mandarmi un sacco di messaggi, di email, ricordo che il mio email è mmguerrieri@iaco.com. Quindi tutti coloro che magari vogliono fare una, un, vogliono dare una domanda, insomma due domande, io rispondo sempre a tutti, non ci sono problemi. Al di là della consulenza, ovviamente. E, e quindi io ho detto, beh, se qualcuno nelle interviste successive, detto, se qualcuno vuole avere delle informazioni più, più precise, eh, mi contatti pure. Io mi sono messo lì, ho fatto proprio un piano, no? sono in contatto con gli avvocati, le istituzioni, sono in contatto con, con, con una persona che più persone parlano italiano, capito? Gli do delle informazioni se vogliono venire su come trovare un appartamento, sulle zone più... Più sicure, c'è un po' di consulenza con, insomma un, un, un insieme di quello che può fare un avvocato un'agenzia immobiliare no? un'agenzia di servizi che può fare tutta una serie di piccole cose e, e però il piano eh, io poi l'ho messo come, come, come ti ho detto eh, in, in soffitta il 30 di giugno adesso sto lavorando uh, con una azienda che fa comunque expat o, diciamo appena iniziato, purtroppo ho poco tempo, che si chiama eh, Exedes, che è un'azienda eh, eh, i cui proprietari sono italiani, che però ha sede a Londra, che da 12 anni, insomma, lavora benino nel settore, mi hanno contattato e ho fatto un accordo con loro. Eh, io gli ho detto che ho poco tempo, però, se qualcuno mi contatta, naturalmente il lavoro lo, lo facciamo. Eh, la cosa positiva che c'è in questo caso è che mentre col piano B io potevo gestire soltanto trasferimenti dall'Italia in Tanzania, con Exedes posso trasferire praticamente persone in tutto il mondo dall'Italia in America, dall'Italia in, Af in Africa dall'Africa in America dall'Africa in Cina la Cina eh, per dire no, da qualsiasi parte del mondo lavoriamo con diverse advisor e, e, e ci possiamo scambiare in questo caso il cliente c'è una logistica buona quasi in tutto il mondo e quindi in questo caso qui il vantaggio è che non c'è non richiedono garanzie come invece chiedevo io investendo oro in Auvesta loro in Auvesta, e concludo, è, è comunque a mio avviso una soluzione ottima per coloro che si vogliono trasferire o semplicemente vogliono mettere al, al sicuro uh, l'asset, il patrimonio che hanno, eh, possono avere anche 20, 30, 40, ah, possono anche versare credo che il versamento minimo sia 50 dollari al mese o 30 dollari al mese, una cosa di questo tipo, piano piano, perché teniamo presente questo, che contrariamente a quello che eh, si legge nei libri o si ascolta alla televisione o nell'informazione o anche quando si ascoltano mol molti consulenti finanziari, l'unica vera moneta è l'oro. Devo dire insieme all'argento, quindi sono due oro e argento. E che non è assolutamente vero che l'oro sia da considerare un bene di rifugio. No, i numeri parlano chiaro: negli ultimi eh, 12 anni, eh, l'oro è cresciuto di cinque volte, è l'unica, tra virgolette, investimento che se te investivi 100.000 euro 12 anni fa, adesso avevi mezzo milione di euro, non c'è nessun'altra moneta, nessun altro stock, nessun altro bitcoin, scordatevi, tutte queste sono tutte cose create dalle sovrastrutture per pupparvi soldi, per pupparci soldi. Dai tempi dei tempi l'oro ha sempre mantenuto il suo valore di scambio. Sempre mantenuto il potere di acquisto e addirittura incrementato perché come dicevo 5 volte in 12 anni anche se c'è stata un'inflazione a di tanto del 10% ti fai la tua matematica e ha sempre più che raddoppiato il valore di acquisto. Quindi io, soprattutto coloro che, che veramente la situazione è delicatissima, si potrebbe anche creare uno scenario nel quale c'è un crollo economico. Che tenete presente, te Alessio c'hai il cappellino 33, l'ho notato, sai che credi? Lo sai perché eh, lo faccio notare? Eh, non perché 33 è solo il 33 de, del Gran Maestro no? del, della Massoneria, ma perché hanno pompato, hanno pompato, hanno pompato soldi in Wall Street per raggiungere la soglia del 33 e ci sono riusciti. E vedrai tutta una manipolazione, no? dove nell'economia reale una crescita di questo tipo? Cioè, solo nella mente dei maghi che l'hanno creata solo nella loro mente nella, come nel, dicevamo adesso: noi da una parte ammiriamo questa gente perché sono dei geni hanno capito sì, tutto hanno fatto un estimo anche io e vedrete che la borsa finché non ci sarà il crollo rimarrà tra 33 e 34 magari arriverà a 36 perché sopra il 33 ci sono altri tre eh, gradi che sono dei dei i gradi dei consigli superiori quelli che eh, eh, Pike e Mazzini hanno creato per la prima volta in America e di cui nessuno parla, vanno, Ho parlato sì. per la prima volta. Io, bello. Ma il libro come di come ragionano loro? Comunque, toccare. Lo Se sì, sì. ecco, in effetti mi fermo qui, via. Fermo qui. Allora, io spero che abbiamo fatto un quadro generale per i prossimi video. Se a te farà piacere proseguire questo ciclo di videoconferenze. E le prossime parleremo dei nuovi barbari e successivamente ancora di protocolli di Toronto per poi arrivare sì, anche agli altri argomenti che hai trattato precedentemente quindi andare proprio nel dettaglio specifico, se sì. ti fa piacere di essere con, qui con, con noi. Molto piacere Cristiano partiamo capitolo per capitolo okay. alcuni capitoli sono molto sostanziosi però eh, il mio suggerimento è quello di condensarli no? in un'intervista unica, almeno le cose sono tutte lì, tanto l'importante è dare un'idea generale no? di quello che, che, che parla il capitolo ricordo che i primi tre capitoli i, i protocolli il, il nuovo ordine dei barbari i protocolli di toronto eh, eh, e le tre corone rappresentano il primo volume che è a disposizione chi vuole lo può ordinare scaricare corretto con tutti gli aggiornamenti possibili immaginabili e quindi ci diamo un, un primo appuntamento la prossima settimana Perfetto. Sì, lì è JFK. È è ah, per far, far vedere la tua opera, noi... insomma, sì, sì. Sì, sì, a certo. chi ci seguirà. Io eh, poi poi... Quella lì è un lavoro unico su JFK, eh? l'ho fatto solo io. Eh? Quel lavoro lì non, non esiste nella letteratura. No, qui l'ho messo davanti ma qua ci stanno tutta la, eh, diciamo, tutti i tuoi volumi. Che il centro copia me l'ha messo avanti, ma poi, dopo, infatti, dopo ci sono i, i nuovi barbari, i protocolli di Toronto. Ma è tutto il tuo lavoro riunito in questo, in questo plico diciamo. Poi io direi la prossima videoconferenza conferenza... se vi va bene. Scusami, scusami, prego. Alessio. No, no, dicevo, vabbè. Poi prego. Eh, per la prossima videoconferenza, ecco. Poi mh, raccolgo anche le domande che mh, quelli che fanno parte del gruppo La Bocca della Verità e non solo possono inviarmi. Io poi le farò direttamente a Massimo. Ecco, volevo dire questo a tutti quelli che ci seguono. E ci... Bravo, bravo. Allora no, parliamo del nuovo ordine dei barbari. La prossima puntata sarò... sì. No, vai, vai. Vi diamo scusate. un appuntamento settimanale, eh, A scadenza Perfetto, settimanale beh. giovedì <ride> oppure il venerdì o il mercoledì, come credete voi. E poi naturalmente questi video te li caricherai dove li devi caricare, no, mi hai detto, giusto? Eh, giusto? Sì, sì. Ti suggerisco se è possibile di salvarli riservati a un pubblico adulto, ora non conosco la piattaforma, ma dovresti avere questa opzione, mm. altamente mm. raccomandato. E poi io caricherò sul mio canale di, di YouTube Massimo Michele Guerrieri e dopo mi dai tutti i tuoi link per contattarti. Il tuo sito, mi darai anche delle, eh, delle foto dei libri così poi le metterò nel montaggio finale del video. Quindi poi Va nella bene. descrizione i nostri ascoltatori potranno eh, contattarti se hanno domande specifiche o vogliono comunque certo. qualche consiglio te, metteremo tutte le descrizioni i link in descrizione. Allora io concludo nel dire ai nostri. A, 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 scusate, alle persone che ci seguiranno che la storia non è assolutamente quella che ci è stata raccontata sui libri di scuola, è stata mistificata totalmente e quindi fate le vostre ricerche e studiate perché facendo una buona ricerca incrociata arriverete a gran parte della verità, non tutta, ma siete su un passo poi per capire il presente perché se non capite il passato scordatevi di capire dove stiamo andando a finire. Quindi ringrazio allora. a Massimo di Massimo, essere stato con noi. Ti salutiamo. Grazie, grazie a voi, starico. è stato un piacere. A presto. Ciao ciao.